Rabbia tra gli operatori turistici e non solo nei confronti del nuovo orario invernale di Trenitalia, che ha lasciato un solo treno ad alta percorrenza per la stazione di Giulianova, porta d'accesso ferroviario per la provincia di Teramo e L'Aquila per il nord Italia. Dopo il ritorno di Frecciabianca estivi per tutto l'inverno ci sarà un solo Frecciargento a fermare, nulla in confronto ai Frecciarossa, Bianca e Argento che fermano invece nella vicina stazione marchigiana di San Benedetto del Tronto. Sostanzialmente un'intera provincia scompare dai radar di Trenitalia, completamente avulsa dal sistema dei treni ad alta velocità e a lunga percorrenza. Non è logico anche se non in periodo invernale e soprattutto non è logico in proiezione estiva dove pensiamo che la situazione possa essere migliorata, anche sempre sottodimensionata rispetto al Piceno, ma comunque migliorata. Parliamo di una costa che sviluppa 3 milioni e mezzo di presenze turistiche, ben di più di, per esempio, di quello che sviluppa il Piceno, per cui non si capisce perché questa disattenzione da parte di Trenitalia per la provincia di Teramo. Comprendo le necessità generali dei trasporti, comprendo meno, e a questo punto cominceremo a muovermi come cominceremo a muoverci come Assoturismo, associazione sindacale. Il motivo per cui la politica provinciale, la politica regionale nostra non si prenda carico di questa situazione, che è una situazione reale ed oggettiva che va a toccare il turismo, ma va a toccare il commercio, va a toccare l'economia, va a toccare i trasporti, va a toccare la prospettiva futura, va a toccare proprio tutto quello che riguarda, la presenza di una provincia nel piano nazionale dei trasporti. Però ci devono essere delle risposte nell'immediato. Più che delle risposte, la nostra politica deve iniziare a muoversi, deve muoversi per ottenere delle risposte e muoversi delle situazioni, muovere delle situazioni. Allo stato attuale io non posso dire chi si stia interessando di questa tematica, se ci si stia interessando di questa tematica, e proprio questo porteremo all'attenzione. Non è pensabile che l'intera provincia, non Giulianova, l'intera provincia possa essere avulsa dal traffico ad alta velocità. Coinvolgeremo probabilmente anche i comuni perché è direttamente interessato anche il comune di Teramo per intendersi.